amo molto TikTok. TikTok, se saputo usare, dà moltissime notizie interessanti e con molte sfaccettature, non raccontate da una sola fonte, bensì da molte fonti. E allora, inutile negarlo, siamo in un pieno periodo di follia, di pazzia. Perché figli che ammazzano i genitori, fidanzati che ammazzano le fidanzate, uomini che ammazzano le mogli. Insomma, sembrerebbe veramente, o altrimenti nocciolini che ammazzano così una donna in mezzo alla strada perché si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Lasciamo perdere personaggi come Turetta, come questi qua che tanto non esistono. E allora è bello andare a leggere anche i commenti. C'è il fidanzato che uccide la ragazza, le femministe peggio che indemoniate, indemoniate proprio, arrabbiate, con la bava alla bocca dalla rabbia. C'è l'uomo che si stava divorziando, che ammazza la ex moglie, e idem, una serie di femministe arrabbiate, infuriate, coi denti stretti. Poi vedi il nocciolino che ammazza così la ragazza che stava andando in mezzo alla strada. Vai a vedere i commenti e a parte, diciamo, una certa categoria di pensiero politico, non c'è una sola donna che si arrabbia per questo evento. È successo una disgrazia. Quel ragazzo aveva delle turbe psicologiche e ha commesso quello che non doveva commettere. Punto, caso chiuso, archiviato. Ma sì, questo anche mi sembra nel mondo delle canzoni. Di cosa vi sto parlando? Sempre su TikTok girano i video sia del passato che del presente di Vasco Rossi. E allora, se un qualsiasi cantante schieratosi verso una certa parte politica dicesse: appena ti trovo da sola ti taglio la gola, le solite femministe indemoniate cosa direbbero? Vi lascio immaginare, vi lascio immaginare il marasma, vi lascio immaginare la rabbia, il clamore mediatico, il rumore mediatico che avrebbe fatto. Invece lo dice Vasco Rossi, noto amico di certe correnti di pensiero, e fanno vedere il concerto, anche uno degli ultimi concerti in cui era molto molto in là con l'età, e si vede le donne che quando lui dice appena ti trovo da sola ti taglio la gola, lo dicono loro. Potete andare a vedere il concerto all'aperto, ci sono delle donne che ballano contente di dire appena ti trovo da sola, e loro addirittura molto spesso fanno il ritornello. Ecco, io vorrei capire la mentalità di certi personaggi. Perché se io sono contro la violenza, se io sono contro
le parole, quindi il politicamente corretto, il politicamente scorretto, sono contro il politicamente scorretto, non posso dire benvenuti a sti che bannano il video, bannano le parole, bloccano il canale, ci sono orde di femministe arrabbiate o di LGBT, e invece quando lo fa un determinato personaggio, come i nocciolini che fanno del male, tutte zitte, ma anche tutti zitti, perché sappiamo che il politicamente ormai politicamente corretto è ormai qualcosa di perneante, peggio della gramigna. Nessuno dice nulla. Questo è il tempo che viviamo, queste sono le persone che abbiamo attorno, questa è l'Italia. Ditemi cosa ne pensate. Ci vediamo domani. Ciao a tutti.